Un centro sociale è uno spazio, un luogo quasi sempre occupato, cioè che un gruppo di persone decidono, vedono uno spazio abbandonato e decidono spesso uno spazio importante, perché ci sono alcuni luoghi che hanno anche un valore storico, che comunque sono degli spazi molto, molto grandi, e quasi sempre sono spazi pubblici, quindi dell'amministrazione pubblica, che sono stati lasciati in abbandono, che vengono a un certo punto da un gruppo di persone occupati per restituirli alla città, e quindi si iniziano a fare attività culturali, si iniziano a coinvolgere le persone che abitano magari intorno a questi spazi, per immaginare come riprogettarli insieme e come renderli dei posti aperti e di socialità, di vita. Sono delle, come se fossero delle piazze, diciamo, delle piazze liberate e restituite ai cittadini, dove si può discutere, dove si può proporre, dove si può pensare, dove vengono fuori dei progetti, dove si possono condividere anche delle esperienze. Poi ogni centro sociale si caratterizza anche rispetto al luogo dove si trova, al territorio d'appartenenza. Alcuni nascono, magari possono nascere da comitati di quartiere che si battono per un progetto particolare, e altri possono avere una vocazione appunto più rivolta ai ragazzi o alle famiglie. Altri possono essere... diciamo, negli ultimi anni ci sono degli spazi che sono sia abitativi che invece di produzione di cultura o di produzione di socialità. Ci sono altri spazi che vengono occupati e che sono più legati anche alla necessità adesso di trovare degli spazi dove poter lavorare. Penso magari agli spazi di co-working o alle officine che vengono occupate e gestite insieme proprio da persone che in questo momento non hanno bisogno di trovare, di ridurre le spese proprio legate al lavoro e al... Allora, sono nati in un momento anche di forte vuoto culturale, in un momento in cui a Roma non c'erano spazi per la cultura, non c'erano luoghi dove andare a vedere concerti, non c'erano luoghi dove andare a vedere magari spettacoli di teatro che non fossero quelli ufficiali, e rispondevano proprio a un'esigenza di cultura altra, quindi sono nati con questo spirito qua a Roma, quindi molto legati davvero ai giovani, ma anche un luogo dove potersi fare le canne liberamente. Insomma, sono stati degli spazi liberati anche in quello, anche rispetto all'uso consapevole delle droghe, tutta la battaglia antiproibizionista, ma da una parte, dall'altra sono stati anche degli argini a quello che poteva essere il degrado in alcune periferie. Cioè, sono nati molti, non sono nati nel centro della città, molti sono nati in zone periferiche, in zone popolari, e hanno rappresentato davvero l'unico spazio per alcune generazioni dove poter vivere, incontrarsi in una maniera differente, in alcuni posti dove non c'era nulla, cioè nelle periferie di Roma. Penso ad esempio anche all'esperienza del CE di Tor Bella Monaca, che è nata in un quartiere difficile, dove davvero non c'era, cioè quando è nato il centro sociale non c'era niente, ma anche qui a Garbatella, cioè Garbatella negli anni 90 era un quartiere ancora complicato, adesso è cambiata la composizione sociale, però quando è nato il centro sociale La Strada la maggior parte delle case erano case popolari e stava iniziando una ristrutturazione del quartiere, un ripensamento del quartiere che però è ancora, cioè che è avvenuto negli anni successivi, quindi
anche a Centocelle dove sta il Forte, o il cortocircuito a Cinecittà, quindi nascono, sono esperienze, o Aure e Marco a Spinaceto, sono esperienze che nascono in quartieri periferici per rispondere proprio a un bisogno di socialità, di aggregazione, che non, a Roma non era per niente soddisfatto, quindi credo che la loro prima funzione sia stata quella. Poi è difficile mettere insieme queste esperienze così diverse, no? Ci sono degli spazi sociali che magari non si sono mai definiti centri sociali, però io credo che intorno ai 30-40 siano nati, poi si siano modificati nel tempo, alcuni abbiano avuto una storia più breve, altri più lunga. Quelli storici sono appunto il Forte Prenestino e il cortocircuito, uno importante che adesso non esiste più, però è che è stato uno dei primi, è stato il Sisto, e cioè la strada e poi appunto Aure e Marco, il Brancaleone pure che è nato come un'esperienza di centro sociale, c'è cioè la Torre e poi ognuno a seconda di dov'era ha pure assunto caratteristiche differenti nel tempo e poi davvero è difficile perché ho paura, c'è cioè il faro al Trullo, che insomma sono talmente tanti. Sicuramente ci sono dei legami e delle relazioni tra tutti gli spazi a Roma. E negli anni ci sono stati dei momenti, ci sono state delle reti. Io mi ricordo che ero piccola e c'era il coordinamento dei centri sociali che ha portato, è stata una prima esperienza, diciamo quando nel momento in cui nascevano più centri sociali, che ha portato anche alla definizione di una delibera qui a Roma, che era proprio la delibera sugli spazi sociali, che ha permesso ad esempio agli spazi che erano stati occupati, quelli che si trovavano in luoghi pubblici, quindi del comune, di essere assegnati e di poter pagare un affitto ridotto, proprio perché riconosceva per la prima volta quello che veniva fatto all'interno degli spazi sociali. Quindi, e quello era un coordinamento che vedeva insieme proprio tutti i centri sociali degli anni 90 e che si sono mossi insieme per portare avanti quella battaglia. E adesso io sto un po' fuori cioè ci sono sicuramente dei momenti di confronto e delle relazioni non così organizzate, che non tengono insieme tutti, perché poi è un mondo così diverso e variegato, quindi poi è difficile che siano tutti. Posso dire che è un'esperienza che va avanti ormai da almeno 30 anni più o meno, e che piano piano è partita da alcuni spazi e si è allargata a tutta la città. Il pezzo che ho vissuto di più è quello degli anni 90, che è stato poi forse anche il periodo dell'esplosione di questi spazi e di un allargamento a tutta la città, anche di un'apertura maggiore. All'inizio erano più delle isole felici, anche molto concentrate su di loro, degli spazi più chiusi. Poi quello che è successo è che sono diventate delle esperienze che hanno iniziato a parlare alla città veramente, sempre partendo da una base anche di alcuni con una vocazione più cittadina, più nazionale, di sperimentazione. Penso ad esempio al Forte Prenestino, che è stato a livello culturale dagli anni, diciamo negli anni 80 e anche 90, è stato un posto importante di sperimentazione di musica, di teatro, di una cultura diversa che forse non si vedeva, e altri più legati a un aspetto di politica, anche di
intervento sul territorio, di ridare centralità anche alla partecipazione dei cittadini, quello che poi quello che sono diventati dopo i centri sociali è stato qualcosa che davvero ha parlato a tutta la città, quindi gruppi di ragazzi che sono cresciuti poi all'interno dei centri sociali, che partivano, che spesso le occupazioni le facevano persone molto giovani, e poi però negli anni crescendo sono cambiate le generazioni, sono cambiati anche gli interessi e le prospettive proprio, che cosa, e i significati forse di che cosa era un centro sociale. Spazi che si sono evoluti in modi diversi, alcuni proprio iniziando anche a produrre reddito in forme piccole o spesso anche all'inizio di, cioè, che ti posso dire, ambivalenti, nel senso che da una parte producevi reddito, dall'altra ti sentivi quasi sfruttato, perché comunque c'era molto anche di militanza, di impegno personale proprio, che però non, forse all'inizio, cioè c'è stato tutto un dibattito anche su questo, no? Su come i centri sociali producevano reddito e come questo poteva diventare anche quella una forma di sfruttamento. E poi, cioè, c'è stata anche una capacità davvero di, secondo me, di uscire fuori e di raccontare altro, di anche legarsi ad esempio al movimento di lotta per la casa, e quindi a tutto quello che hanno significato poi le occupazioni, che non sono diventate più, mentre all'inizio i centri sociali erano degli spazi che venivano occupati e liberati per produrre cultura, rivolti proprio ai giovani, ai ragazzi, per immaginare uno spazio dove tu appunto sentivi un concerto o avevi semplicemente la possibilità di stare. E poi dopo hanno iniziato a vedere anche altro. L'inizio anche dell'esperienza delle occupazioni abitative, l'inizio, il riprendere dell'esperienza delle occupazioni abitative, delle occupazioni anche dell'apertura di spazi rivolti a più fasce d'età, quindi la capacità di relazionarsi e di raggiungere non soltanto i giovani ma anche le famiglie, di creare, cioè come se fossero dei moltiplicatori di energia sono diventati i centri sociali, cioè sono riusciti davvero a creare un fermento che ha prodotto altro, che quindi ha prodotto spazi. Ad esempio qui a Garbatella c'è l'esperienza della scuola popolare, che è nata dal centro sociale, quindi uno spazio che si rivolge alle famiglie e ai ragazzi più piccoli, e che risponde a una difficoltà che è quella legata alla scuola, alla dispersione scolastica, quindi prova a dare una risposta dal basso a quella che è la dispersione scolastica e le mancanze anche dell'istruzione, insomma, del sistema scuola adesso con i tagli e con tutto. Quindi rimane, diciamo, la parte di protesta, ma anche la parte di proposta, di immaginare un'alternativa, come fare le cose in una maniera differente. Oppure le occupazioni anche degli ultimi anni, se penso al Valle o anche al Cinema America Occupato, c'è, cioè, tutto questo movimento di spazi di cultura quasi ufficiale che si ripropongono e che ricominciano a proporre un'idea alta anche di cultura, e che chiedono che non vengano chiuse delle possibilità, cioè tutta la battaglia sul Cinema America per non farlo abbattere, per mantenere uno spazio così importante, o anche del Valle, che è un teatro del Settecento, quindi e davvero, cioè, credo che a Roma poi in particolare questa esperienza così variegata, che se tu vai in ogni quartiere, cioè trovi dei centri sociali completamente diversi uno dall'altro, che però quelli che ci sono ancora hanno avuto la capacità di reinventarsi e di crescere insieme alla città e di far crescere questa città.
Sicuramente, cioè, chiaramente quando tu occupi un posto e poi arrivano anche delle denunce, quindi la trattativa è anche molto legata alla capacità che hai di contrattazione, no? Anche con la parte politica, quello che tu offri come progetto che ti rende anche difficilmente attaccabile. Cioè, se tu hai una buona proposta, poi è difficile che la parte politica, anche per quanto contraria, si prenda la responsabilità di bloccare un percorso del genere. E ci sono, dipende, anche quello dipende molto dal posto occupato, insomma, ogni luogo ha una sua storia, quindi c'è magari chi è più portato a interagire con le istituzioni, quindi anche con la politica locale, chi invece ha un atteggiamento più di contrapposizione, però sicuramente si trova poi proprio con le attività che vengono fatte, secondo me, la capacità di rimanere e di conquistarselo quel posto, cioè a suo modo. È chiaro che l'occupazione è una rottura, no? Non è che aspetti, stai lì, chiedi se un posto è abbandonato, e è proprio una rottura di una cosa che sarebbe andata per le lunghe, e quindi già lì tu ti poni come a dire: io sono legittimato a stare qua perché faccio una cosa che non la faccio per me, la faccio per tutti, chi sbaglia sei tu che hai lasciato questo posto nel degrado, che non l'hai restituito alla città, che non offri niente alla città. Hello!